Ada, io sono a castello, dobbiamo sistemare i fiori, Ada, cammina, vieni, Ada. No, 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 tranquilla, vieni che ci sono già i genitori, vieni, ciao. Antonio Saraceno, uno dei martiri di Otranto, perché noi andammo a liberare Otranto dai turchi. Il giunco è eterno, lo si lavorava allora, lo si lavora adesso. E poi scene di vita comune, con i ragazzi in costume, una riproduzione del castello in cartapesta, altra specialità salentina, la cartapesta. Sono stato bravissimo, anche. Bravissimo. C'è anche il re. Facciamo spesso, anche se quest'anno, grazie all'istituto comprensivo, al progetto La Scuola dopo il Momento, c'è stato un coinvolgimento dei nostri figli con noi e che abbiamo vissuto in un castello per un periodo. E abbiamo scoperto cose che non conoscevamo, quasi quasi ci trasferiamo tutti il tempo. Bianca Rosa invece è l'attualità. Brava, Bianca Rosa, mi puoi dare questi fiori? Io vorrei offrire questo pazzo di fiori a tutti gli amici che sono preparati a visitare questo studio. Va bene? Va bene. Dal Salento è tutto, arrivederci, grazie. Ciao. Grazie Fabrizio. Arrivederci. Ciao. Lo sentiamo, come diceva prima il principe, un po' più nostro, anche grazie a questo
a questo progetto della scuola. Ci sono minacce di convivialità. Che sono le minacce di convivialità? Probabilmente qualcosa la faremo per dirvi grazie con qualcosa in mano, ma nei dovuti tempi, anche perché non è escluso una replica, tra l'altro un po' più compiuta, sempre per la RAI. Se viene, sarete protagonisti, perché sarete voi i protagonisti. Se no, la faremo venire lo stesso. Insomma, ormai siamo partiti, io vi prego così di essere insieme, contenti di quello che stiamo riuscendo a realizzare. Non ringrazio la dirigente, perché queste sono le cose che si fanno sempre, perché la dirigente non vuole ringraziamenti. Noi ci ringraziamo sempre, tanto. Nel senso che ci sono delle combinazioni fortunate a volte, no? E noi stile questo, e mo fatevi un applauso e poi. Casomai non avete sentito bene, ho detto fatevi un applauso, ma non fatemi, fatevi. Allora, grazie ancora a tutti. Certo, non era possibile che la RAI riprendesse tutte le scene che avete preparato, però tutto il corteo, tutta la scenografia avrete modo di vederla in giugno. Grazie per tutto, visto che siamo qui tutti quanti, mi fa piacere dirvelo. Ieri le scuole di Lecce, la commissione che è venuta, ha fatto tantissimi complimenti. E domani c'è il momento finale dedicato ai genitori, per cui giovanotti, voi farete ancora da guida con tutto quello che ho sentito le prime riprese, sono venute benissimo, sia in italiano che in inglese. Domani illustrerete tutto il percorso ai genitori e forse riusciremo anche a vederci insieme il filmato, così come momento nostro di festeggiamento. Quando chiuderemo questa visita al castello, vi manderò a scuola tramite i vostri figli un opuscolo informativo che è stato curato dai ragazzi e dalle insegnanti e stampato dall'amministrazione comunale. Quindi grazie sempre all'amministrazione, grazie a tutti. Sì, allora, vestiti tenetevi. No, nel senso, vestitevi genitori, venite tutti allo spettacolo. Va bene? C'è già un filmato, c'è già il filmato al sito, io non l'ho neanche visto, però mi fido e l'ho messo il link dal sito. Ma si è sfiziato stavolta. Ma troppo! Ma hai visto l'inizio del filmato? L'inizio è meraviglioso. Nato, ma lei l'ha ripreso da qua in basso? È spento? No. Ma perciò qua mi devono tutti i genitori e i bambini disponibilissimi. Va bene, principessa. Messere, ha qualcosa da dire? Sembra di stare una rappresentazione del passato. Ci facciamo un applauso tutti quanti. Facciamoci un applauso. Un applauso. A voi! Grazie per l'ospitalità. Grazie a voi. Entro ad incazzare però. Non ce n'è bisogno. Su 6 giorni che sta fatico. Non ne vale la pena. Le saluto, io vado a Roma. Arrivederci, grazie. Noi atterriamo perché a Roma c'è problema. Faremo una preghiera. Arrivederci, salve. Allora, vediamo voi. Tabacchi a Cogli di Andrano, al Bed and Breakfast Palazzo Vecchio di Marittima, Grotta del Conte Ristorante di Castro, Cadò Supermercati di Andrano, Azzurra di Nuzzo Luigi di Marittima, Ristorante Carpe Diem di Andrano, Bar Agorà di Andrano, Edicola Rizzo Cartolibreria di Andrano, Benetton di Poggiardo, Adelaide Parrucchiera di Andrano, Pasticceria Lucia di Andrano, Office Finance di Tricase,
Auto Capraro di Spongano, l'arte della bellezza di Spongano, Mondial Marmi Spongano, Trattoria Vardaceli di Castiglione, Mono Center di Andrano, MD Service di Spongano, Vergallo Macchine Utensili di Corigliano. Grazie a tutti per la generosità che ci ha consentito di vivere questo momento. E adesso in grazie di cuore a Guido Ruffa che ha accettato con piacere di trascorrere questa serata con noi e di intrattenerci. Quindi io sparisco e lascio il posto a Lupo Lucio che arriva direttamente dal Fantabosco. Sì, ho capito, adesso scendo dal furgone, un momento, sto arrivando, ecco, sono sceso, ero lì sopra. Organizziamoci. Allora, io adesso scendo un attimo, quando giro l'angolo tutti fate, un momento, Allora, io adesso scendo, pronti? Sono sceso, attenzione, sì, sto arrivando, fame, sempre fame. Come va? Bene. Allora, io sono qua, voi dovete sapere da dove arrivo io, dal Fanta? Bosco. Dove siamo qui? Ad Andrano. Benissimo, organizziamoci perché da adesso in avanti dobbiamo rispondere tutti insieme. Allora, io al Fanta Bosco ho un re e una regina. Re Giglio e regina Odess? Sa. Perfetto, grazie. Come mai lo sanno di più i genitori che non i bambini? È che noi eravamo bambini, Allora, attenzione, perché noi lì abbiamo anche lì noi un castello. No! Benissimo, ma voi qua dietro alle vostre spalle che cosa ci avete? Un castello! Sì, non si dice un castello. Che cosa avete alle vostre spalle? Un castello! Sì! Allora, chi è che sa dirmi quando è stato costruito questo castello? Ieri? No! L'altro ieri? No! 1006? No! 1004? No! E non per 1000, non per 1002, 1003, 1005? No! E quando l'hanno costruito? Domattina. Chi è che lo sa? Ecco, nell'anno zero, va bene, vedo che siete preparati, benissimo. Allora, attenzione, perché ognuno c'ha il castello che si merita, questo, signore e signori, è no, o non è un bel castello? Sì! Non ci siamo capiti. Io rifaccio la domanda, voglio sentirvi vivi, anche i genitori, perché li vedo lì che fanno, anche le maestre. È o non è un bel castello? Sì! Benissimo! Oh, allora, io sono venuto qui, oltre che per parlare di castelli, attenzione, per dire una cosa importantissima. Signore e signori, bambine e bambini, sono venuto qui per dirvi basta, non ce la faccio più. Io mi sono stufato di questa storia che Cappuccetto Rosso me la sono papata io, ma non ce la facciamo più. Noi lupi siamo stufi, anzi chiedo scusa un attimo, guarda,
se vuoi togli la musica, perché in questo momento, grazie, siccome sono arrabbiato, non ci va la musica, bisogna essere chiari. Allora, basta con questa storia che si dice sempre che il lupo si è mangiato Cappuccetto Rosso. Non è vero! E adesso vi racconto perché. Allora, prima di tutto, attenzione, secondo voi di chi è la colpa di tutto quello che è successo a Cappuccetto Rosso? Tua! Del lupo. Ragioniamo, allora, Cappuccetto Rosso è a casa, ma a casa Cappuccetto Rosso con chi sta? Con la? Mamma! Ah, ecco, sta con la mamma? Con la mamma. Siccome sappiamo benissimo che le mamme a casa non hanno mai niente da fare, è vero? Guarda, guarda, tutte, guardate il papà, chi è che ha le occhiaie sotto gli occhi? Sono i papà che lavorano tutto il giorno, guardali, guardali come sono ridotti. Allora, un applauso ai papà qua presenti, grazie. Non allargatevi troppo da quelle parti, perché, ecco. Allora, la mamma a casa cosa fa? Niente, perché con una mano spolvera, con l'altra rifà i letti, anzi no, con una mano spolvera, con una mano fa da mangiare e con i piedi rifà i letti. Ma siccome questa mamma qua non era contenta di non fare niente, cosa faceva? Canticchiava, ed era sempre lì che faceva Cappuccetto Rosso, che non ce la faceva più, cosa fa? Va dalla mamma e fa mamma, mamma, senti, Cappuccetto, guarda, scusa, non c'è niente da fare, vai di là che sto cantando. Cappuccetto Rosso va nell'altra stanza, dopo un po', però, come fate voi quando dovete chiedere qualche cosa alla mamma? Glielo chiede? Sì. Esatto, la mamma vi risponde? No! Lo sapevo. Mamme, iniziate a guardarvi e fate attenzione, eh? Allora, Cappuccetto Rosso cosa fa? Torna dalla mamma, la mamma è sempre lì che fa mamma, mamma, senti, Cappuccetto, per favore! Allora, ti ho detto che c'è da fare, vai di là. Vabbè, allora. Cappuccetto, stai zitta perché stavi per chiedermi qualcosa, lo so. Perché le mamme sono così. Le mamme sono così. Tu non hai ancora fatto qualcosa che già loro ti dicono cosa stavi per fare? Cosa stavo per fare? Non lo so, non l'ho ancora fatto, dimmelo tu se lo sai. Allora, basta. Cappuccetto Rosso, la mamma cosa fa? Cappuccetto Rosso, adesso ti mando dalla nonna. Fermiamoci un attimo. Quanti di voi c'hanno i nonni e le nonne? Alzino la mano. No, basta solo alzare la mano, tranquillo. Giù le manine. Quanti di voi tengono i nonni chiusi in una casa in mezzo al bosco? Alzino la mano. Scusa, tenete i nonni chiusi in una casa in mezzo al bosco? Sì. No. Chiamiamo i carabinieri che vediamo. Allora, ecco. Nessuno! Nessuno tiene i nonni chiusi in una casa in mezzo al bosco. Attenzione, la mamma di Cappuccetto Rosso dove tiene la nonna? Nel bosco. In una casa nel bosco. È normale? No. Perfetto. Ora, chi è che si perde sempre ogni volta che deve andare dalla nonna nel bosco? Cappuccetto Rosso. La mamma sa la strada per andare a casa della nonna? Sì. Sì. E perché ci manda Cappuccetto Rosso se Cappuccetto Rosso si perde? Perché non li colla. Perché? La colpa che Cappuccetto Rosso si è persa nel bosco, di chi è? Della mamma. Non ho capito bene. Della mamma. Esatto, mamme. Fate l'esame di coscienza, guardatevi. Chi di voi ha perso Cappuccetto Rosso nel bosco? La mamma! Oh, allora, noi lupi, che sappiamo tutta la storia e conosciamo Cappuccetto Rosso, che è Cappuccetto Rosso, insomma, ma diciamocelo, ce lo diciamo sì o no? Sì o no? Sì! E che certo che sono venuto qua apposta per dirlo, Cappuccetto Rosso dopo un po' è anche pesante. È sempre lì che fa, scusa mamma, scusa signor lupo, è che io volevo... Allora basta! Se non sai le cose, prendi appunti a scuola. Voi cosa fate? Vi insegnano bene o male? Bene! Era una domanda difficile, ma ce la siamo cavata. Quando state imparando, voi cosa fate? Prendete appunti? Sì. Su questa eravate. Prendiamo appunti. Dove prendete appunti? Sui qua? Belli. Esatto.
Cappuccetto Rosso scrive, si prende appunti la strada per andare a casa della nonna, questa qui e questa qua. Prende appunti? No! E allora? E allora poi me la trovo sempre io in mezzo alle zampe, ma sempre, sempre, che mi fa sempre la stessa domanda. Senta, signor Lupo, mi scusi, ma la casa per la strada per andare a casa della nonna, qual è? E Cappuccetto, aspetta, ti ringrazio, ma devo dirlo io. Cappuccetto. Cappuccetto, adesso fai attenzione, perché? Ma sono anni che continui a chiedermi qual è la strada per andare a casa della nonna. Non l'hai ancora imparata? No, perché io poi quando sono nel bosco mi perdo, perché non so mai qual è, poi guardo le farfalle, i fiori, eccetera. Le farfalle, i fiori, Cappuccetto. Cappuccetto, devi andare a casa della nonna, devi portargli il cestino con le vivande. Il cestino con le vivande? A quel punto, siccome sono un lupo furbissimo io, cosa ho detto? Siccome sono un carissimo amico della nonna, cosa faccio? Spiego a Cappuccetto Rosso la strada più lunga, io arrivo da quella più corta, mi metto d'accordo con la nonna e facciamo uno scherzo a Cappuccetto Rosso. Oh, e ridevo tra me e me, se no altrimenti Cappuccetto Rosso se ne sarebbe accorto, no? Allora gli faccio, guarda Cappuccetto, è semplicissimo, no? Tu allora vedi, devi entrare dalla porta qua del castello e esci dall'altra parte, poi c'è tutta una strada che va tutta a destra, vai sempre a destra, poi vai in fondo, in fondo, in fondo, a un certo punto trovi un albero, vai giri, guarda, giri 5 volte e poi vai dall'altra parte, no? Hai capito? Ah sì sì, e va sempre dalla parte opposta. Benissimo, allora io cosa faccio? Prendo una rincorsa e arrivo a casa della nonna. Perché dai, uno arriva anche con tutta la lingua di fuori, perché ha corso, corso, corso. Allora, silenzio, aiutatemi che adesso devo bussare. Un attimo che busso prima io. Mi piacerebbe. Allora, bambine, bambini, attenzione! Perché i nonni e le nonne hanno una certa età, giusto? Ecco, i nonni e le nonne che hanno una certa età sono un po' duri di orecchie, non sentono. Allora dobbiamo bussare più forte. Al mio tre dovete fare tutti insieme toc toc toc, pronti? Al mio tre, eh? Uno, due, tre. Niente, non ha sentito. Allora attenzione, organizziamoci tutti assieme un po' più forte, pronti? Sempre al mio tre, eh? Uno, uno, due, tre. Ha sentito? Nonna! Nonna, sono io, Lupo Lucio, il tuo amico! Chi è? Nonna, sono io, siccome sei un po' dura d'orecchie, devi aprire la porta. Chi è? Nonna, sono io, il lupo! Chi è? Basta! Bussiamo una sola volta, poi facciamo toc! Ma una fortissima, eh! Pronti? Uno, due, tre! Silenzio! Perché bambine e bambini dovete sapere che i nonni e le nonne, siccome hanno una certa età, sono un po' duri d'orecchie, ma hanno anche le giunture che scricchiolano. Difatti di notte quando voi sentite dei rumori non vi dovete preoccupare, perché sono i nonni che camminano. Sta arrivando, e anche di corsa, sentite, silenzio. Io, 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 io. Apri la porta. Ciao nonna, sono io, adesso che mi hai visto, quindi sono... Nonna! Perché non ha chiuso la porta? Perché bambine, bambini, dovete sapere che i nonni, che hanno una certa età, sono duri d'orecchi, hanno le giunture che scricchiolano, ma ci vedono niente! Allora, nonna, apri questa porta, che sono io, sono... Chi è? Basta, nonna, apri! Zitti, apri! Ho messo la zampa, non può più chiudere! Nonna, nonna, guarda, sono io, Lupo Lucio, il tuo amico, allora... Chi è? Nonna, allora cerchiamo di capirci, perché altrimenti sarà che quando mi arrabbio e dico altrimenti mi prende fame. Non sapevo cosa fare, la nonna continuava a chiedere chi è, chi è, chi è. Volevo farla stare zitta, non sapevo come fare, cosa ho fatto? No, no, ecco qua c'è l'errore, non l'ho mangiata. No, ho aperto la bocca, ho fatto lup, no, è entrata dentro. Ma era così piccola e magra che non l'ho nemmeno masticata, anzi
Andata giù. Ho fatto venire il singhiozzo perché... Bambini, bambini, oh! Dovete sapere che se volete mangiare o dare un morsetto ai nonni, vi conviene farli bollire, perché hanno la pelle un po' dura. Fateli bollire, non so, quell'oretta, oretta e mezza, e diventano un po' più morbidi. Al che mi sono detto, Lupo Lucio, con sto singhiozzo dove vuoi andare? Da nessuna parte. Tanto la nonna nella pancia continuava a fare... Chi è? Chi è? Basta, silenzio! Ho detto, sai cosa faccio? Mi metto nel letto della nonna, faccio un riposino, mi passa anche il singhiozzo. Tanto deve arrivare il Cappuccetto, mi porta qualche cosa da mangiare e siamo a posto. Mi metto nel letto tutto bello, tranquillo. Chi è? Chi è? Basta! E continuati, chi è? Chi è? Non vedo niente, ho capito che non vedi niente, sei nello stomaco. Nello stomaco c'è la lampadina. No, è tutto buio. Stai lì, zitta, basta, nonna. Allora, basta, nonna, silenzio. Mi metto nel letto, tiro sulle copertine. Singhiozzo stava passando, Stavo per addormentarmi che sognavo tutte le pecorelle, i maialini, eccetera. Quando a un certo punto sento... Chi è? Basta, chiedo io chi è, stai zitta. E la nonna che sente bussare dice subito chi è. Zitta, ci penso. Nonna, stai zitta che ci penso io, Chi è? Nonna, nonna, sono Cappuccetto Rosso. Guarda quanto tempo ci è impiegato, che ha sbagliato anche la strada che gli avevo detto proprio. Ma vieni. Tanto mi era passato singhiozzo. Vieni, vieni, chi è? Zitta, nonna, è Cappuccetto Rosso, Ecco, entra Cappuccetto Rosso. Ciao nonna, ciao, volevo chiederti. No, non devi chiedermi niente, sai cosa devi fare? Stai zitta, ti metti lì. Hai portato il cestino con la merenda, lascialo sul tavolo in cucina, che adesso mi faccio un riposino perché va bene. Va di là, ero lì che stavo per addormentarmi. Nonna, nonna, cosa c'è? Mi hai fatto anche spaventare, momenti. Cadevo giù dal letto, hai visto? Cadevo giù dal letto, cosa c'è? Ma nonna, nonna, quanti peli che hai sulle mani, Cappuccetto, allora cerchiamo di capirci bene, È questione di tempo, i peli sulle mani vengono anche a te, non ti preoccupare. Adesso vai di là, stai tranquilla che io adesso faccio un pisolino, Nonna! Cosa c'è, Cappuccetto? Nonna, che occhio grande che hai, Cappuccetto, è questione di tempo, l'occhio grande viene anche a te, non ti preoccupare, guarda un po', adesso basta, stai zitta che devo dormire. Nonna, nonna, ma cosa c'è? Nonna, che bocca grande che hai. Allora, Cappuccetto, cerchiamo di capirci perché. Solo che a quel punto mi era passato il singhiozzo, mi era di nuovo tornato fame, mi ero anche un po' arrabbiato, cosa ho fatto? Ho aperto la bocca e... No, è qui che sta l'errore, non l'ho mangiata. Ho detto, per farla stare zitta devo metterla in un posto dove nessuno la sente. Ma che nell'armadio? L'ho ingoiata in un boccone, non ho nemmeno masticato, è andato giù, ho detto, basta, Lupo Lucio, basta. Adesso mi metto qua, faccio un bel sonnellino, ho mangiato la nonna, ho mangiato il Cappuccetto, ma va bene così, sono a posto. Mi sono messo a dormire quando a un certo punto si sente. Ma nemmeno che bussa, proprio. Pram! Si apre la porta e entra uno grande e grosso col cappello tutto sporco che mi guarda e fa: "E allora, che balala, eh?" Io mi sono alzato dal letto e gli faccio: "Guardi, mi scusi, non vorrei sembrare maleducato. Prima di tutto non si entra così in casa degli altri, perché si bussa, al massimo si suona il campanello. Poi guardi, non urli perché non si capisce niente. Avanti, stai zitto e dimmi chi sei." Lo vede che lei non è tanto a posto? Perché o sto zitto o le dico chi sono. Se sto zitto non posso parlare, se parlo poi lei si arrabbia. Avanti, stai zitto, non fare il furbo, che ti conosco io. Lo vede? Avanti e stai zitto? Allora o parlo o sto zitto. Se mi conosce, perché glielo devo dire chi sono? Poi innanzitutto si presenti lei. Ma lei chi è che entra in casa degli altri senza dire niente? Insomma, stavamo discutendo quando a un certo punto questo qui cosa fa? Tira fuori un coltellaccio così. Era un cacciatore, senza dirmi niente, che se mi avesse detto: "Guardi, signor Lupo, avrei bisogno di aprirle la pancia", magari, magari gli avrei detto di sì, no? Invece non me l'ha chiesto, cosa ha fatto? Pram! Mi ha aperto da qua a qua. Cosa è successo? Siccome non le avevo masticate nessuna delle due, prima salta fuori il Cappuccetto Rosso perché
era messa con i piedi sulle spalle della nonna e la nonna era sotto, e poi cran, è uscita la nonna. E dovete spiegarmi come mai prima la nonna non ci sentiva, non ci vedeva, ci aveva tutte le giunture che gli facevano male, quando esce dalla mia pancia è lì che fa ballava, ciao Cappuccetto, la nonna, nonna, Cappuccetto, nonna, nonna, il cacciatore, cacciatore, nonna, Cappuccetto, Cappuccetto, nonna, il cacciatore, nonna, nonna, il cacciatore, Cappuccetto, Cappuccetto, cacciatore, nonna, cacciatore, Cappuccetto, no! Avete finito di presentarvi? No, dico, è mezz'ora che parlate, io sono qua con la pancia aperta. Il cacciatore era diventato gentilissimo e fa, c'ha ragione. Il lupo ha ragione perché magari gli può entrare qualche mosca nello stomaco e gli può dare fastidio. Ci penso io. Io pensavo che mi cucisse per bene, rimettesse tutto a posto, invece cosa fa? Mi riempie la pancia di pietre, cuce così e poi mi butta giù in un lago. M'è preso un nervoso, ma gliene ho dette quattro, eh. Ah, ma cosa pensi di fa? Mentre andavo giù nell'acqua gli facevo e tutti di sopra, deve essere arrabbiato, cosa dice? Non lo so, c'è la bocca piena d'acqua, non si capisce. Ed è da quel momento che noi lupi non abbiamo sopportato i cacciatori. Ah, e i cacciatori non sopportano noi lupi. E c'è una storia tra noi e i cacciatori e i lupi, che adesso vi canto. Siete pronti? Tutti belli silenziosi? Ai... Lupo a naso fino che fiuta prede ghiotte, a zampe poderose leggere nella notte. Il lupo vive in branco e il branco lo difende, ma se rimane solo è fiero e non si arrende. Il lupo è il re del bosco, la fiaba della vita, lui che c'era una volta e non è mai. Segui il lupo e vedrai che c'è un po' di lupo dentro di te. Annusa il vento, ascolta attento, quando il lupo ti chiamerà. Lupo ha zanne grandi per fare più paura, orecchie lunghe lunghe che ascoltano la sera. Assale quando ha fame, ma non per cattiveria, la legge di natura si sa è una cosa seria. Lupo il re del bosco, la fiaba della vita, c'è c'era una volta e non è mai finita. Segui il lupo e vedrai che c'è un po' di lupo dentro di te. Annusa il vento, ascolta il vento, quando il lupo ti chiamerà. Segui il lupo e vedrai che c'è un po' di lupo dentro di te. Annusa il vento, ascolta il vento, quando il lupo ti chiamerà. Bravi, fatemi un bel applauso tutti quanti, bravi. Ce n'erano qualcuna, qualcuna sapeva le canzoni a memoria e questo mi preoccupa, però devo dire. Allora, attenzione, adesso però dobbiamo solo fare una piccola cosa che è questa. Dobbiamo capire quanto si divertono i nostri genitori, quanto ci divertiamo noi. Attenzione, adesso noi tutti i ragazzi, tutti i ragazzi eccetera, stiamo zitti un attimo. Voglio vedere questi grandi, tutti grandi, anche c'è la nonna, è una mia amica, la nonna, un applauso alla nonna. C'è... Saluto la nonna, posso? Allora, ecco, sì, questa, la valletta del Fata Bosco. Allora, attenzione, silenzio, perché tutti questi qua grandi, fino là dietro, anche se sta... Le mamme là dietro che parlano, le mamme là dietro... Ciao, esatto. Allora, fino alle mamme che parlano là dietro, di lì, fino qua, poi, grazie, conto su di voi, mi raccomando, dovete ululare forte. Al mio tre, pronti? Uno, due, tre. Grazie. No, ragazzi, ma voi non aiutateli, dobbiamo sentire solo loro. Noi ragazzi stiamo zitti, eh? Pronti ancora una volta?
mamme da là, eh? Pronti? Uno, due, tre. Grazie, avete sentito. Adesso di qua, che non solo abbiamo i genitori, ma ci abbiamo anche gli insegnanti, e presidi, vicepresidi, tutti quanti, da là a qua, a lui no, lui è esentato, grazie, perché altrimenti poi se la prende con me, è vero? Ululate, voglio sentirvi ululare, senza dare ordini, per cortesia. Se c'è qualcuno che dà ordini adesso, finché sono io, va bene, grazie. Da qua a là, fermi, al mio tre. Un bel ululato, conto sui papà, mi raccomando. Uno, due, tre. Perfetto. Ragazzi, avete sentito quanto ululano male. Adesso al mio tre ululiamo tutti noi. Siamo pronti? Uno, due, tre. È così, è così, così. Bravi. Mi raccomando, da domani a scuola, quando entrano le maestre, le professoresse, in classe si ulula subito e poi basta. Allora, attenzione, perché adesso devo farvi delle domande. Secondo voi, i lupi leggono sì o no? No! Sbagliato, sbagliato. Allora, scusate, fino adesso di che cosa abbiamo parlato? Di? No, una storia... Cappuccetto Rosso! Cappuccetto Rosso, esatto, benissimo. Dovete sapere che i lupi hanno due biblioteche. Non una, ne hanno due. Libri che vanno tenuti in casa e libri che vanno buttati via. A sinistra i libri che vanno tenuti in casa, fate attenzione, eh? Immaginiamoci, qua c'è la biblioteca bella con tutti i libri che si tengono, di qua con tutti i libri che si buttano via. Cappuccetto Rosso, da che parte va messo? A sinistra o a destra? A destra! Sì, ci sarebbe la vostra sinistra, sì, di qua. Perché? Come finisce per i lupi? Male, quindi è un libro che va buttato via. Esatto, voglio vedere chi di voi ha letto, non lo so, per esempio I sette caprettini. Sì. Come finisce quel libro? Che? Dove l'ha messo quel libro? Di qua o di là? Via. E quindi I sette caprettini va buttato via. Perfetto. Chi di voi ha letto Il lupo e l'agnello? Come finisce quel libro? Male. Bene. Il lupo cosa fa dell'agnello? Se lo mangia. Sì. E allora il libro dove va messo? Buttato via o tenuto a casa? Quindi va tenuto a? Casa. I tre porcellini. Sì, a casa. Aspetta, com'è? Buttato. Buttato proprio, buttato. Ma dove li troviamo? Tre porcellini che la fanno in barba a un lupo. Ma un lupo come me, tre porcellini, un porcellino che si fa muratore. Ma avete mai visto un muratore a forma di porcellino? E allora, quel libro va buttato? Via! Esatto. Questo è difficile. Questo è difficile, voglio vedere se la conoscete. È questo. L'occhio del lupo, chi l'ha letto? Hai letto L'occhio del lupo? Bravissima. Va tenuto o va buttato via? Va tenuto. Va tenuto. Guarda. Allora, come ti chiami? Giorgia. Giorgia. Tutti Giorgia. Un applauso a Giorgia! Che dopo di me salirà sul palco e leggerà tutto il libro, che è anche bello spesso, quindi preparatevi. Fin verso le 11 siamo qua. Poi tutti a mangiare a casa delle maestre. E tanto loro fa... Fanno sempre da mangiare queste maestre, io non lo so, ma che maestre sono? Allora, attenzione, perché adesso vi faccio una domanda. Le maestre hanno sempre ragione, sì o no? No! A scuola le maestre hanno sempre ragione, sì o no? No! E invece sì, perché vi insegnano delle cose che voi non sapete, quindi ve le insegnano loro. La mamma ha sempre ragione? No! Attenzione! No, la mamma a volte ci sgrida anche per sbaglio. Ci sono quelle mamme che a un certo punto dicono: oggi devo sgridare qualcuno perché va, basta. Attenzione! Ma se le maestre sono mamme, hanno sempre ragione, sì o no? No!
Questa è un'equazione matematica che imparerete. Adesso è meglio che poi le parliate con le maestre. Allora, attenzione, scusate un attimo. Come ti chiami tu con la maglietta rossa? Tu? Davide! Davide, mi spieghi che gioia provi a prendere a calci lei? Che non ti ha fatto niente. Ti chiedo un favore, Davide. Così come sei tenuto per mano da? Filippo, eh? Alberto! E Alberto, al mio tre, come se foste ipnotizzati, vi sedete sull'erba. Uno, no, aspetta, tre. Uno, due, tre. Seduti, perfetto. Un applauso al trio che si è seduto. Ora, poi ci sono dei libri, per esempio, che fanno paura. Ci sono. Che, quali sono i libri che vi fanno paura? Quelli dei fantasmi? No! Quali sono? Nessuno vi fa paura? Scusate un attimo, ma voi sapete, lei lo sa perfettamente, che leggere vi rende buoni, ma proprio buoni, eh? Per esempio, chi di voi legge i libri dove ci sono i pirati che si sparano con i cannoni? Ma quando avete finito di leggere quei libri, se vi annusate, sapete di impepata di cozze. Allora, chi di voi invece legge i libri dove ci sono, che ne so, i cowboy, gli indiani che si tirano, sparano? Se voi leggete un libro così e poi vi annusate, guarda, oh, ma è proprio matematico, eh! Sapete di carne alla brace, è vero? Di bistecche, sai le bistecche buttate sopra? Cioè, oh, tu leggi un libro così, poi ti annusi e dici, oh, so di quella roba, è incredibile, eh! Ma chi di voi legge dei libri dove tutto finisce bene, ci sono gli amici, eh? Oh, no. Quando finite di leggere quel libro, se vi annusate, sapete di? Amicizia. Di? Amicizia. L'amicizia, però l'amicizia c'ha un profumo particolare. Di tortino al cioccolato. Ve lo dico io. Allora, chi è che sapeva di pepate di cozze oltre te? Chi ha alzato la mano? Chi è? Una, due, tre, perfetto. Quelli che invece sanno di bistecca ai ferri? Una, due, tre, quattro, perfetto. E tutti quelli che sanno di dolce? Eccoli lì! Mi sono fatto il menù! So che cosa mangiare! E inizio dall'impepata di cozze! Paura, eh! Ma attenzione! Attenzione, perché? Regina Odessa mi ha detto! Lupo Lucio, chi è? Chi mi chiama? Ah, sono io che mi chiamo. Ah, perché ogni tanto mi chiamo. Dico il mio nome e penso che mi abbiano chiamato. Invece sono io che mi chiamo da solo. Lupo Lucio, stai andando a città laggiù? Sì, mi mandate a città laggiù, vado a città laggiù. Bravo, grazie, prego, non c'è di che. Allora, devi andare giù e devi dire ai bambini che non devono avere paura. Quindi, bambini, voi, non bambini. Ragazzi. Scusa. Difatti, Regina Odessa, quali bambini? Guarda qua. Ragazzi, ragazzi, non bisogna avere paura. Voi avete paura? No! Mai? No! Nemmeno in una grotta buia con dei pipistrelli? No! Caso mai vi venisse paura, Regina Odessa mi ha detto, Lupo Lucio, devi cantare insieme ai ragazzi questa canzone. Siete pronti? Sì! Un attimo, che devo chiedere al mio amico ragazzo che anche lui è pronto, grazie. Di attenzione, sulle manine, solo le mani. Strago fuoco sputa. Sentite, Regina Odessa. Per chi allo schiedo cuoce un buco di ciambella e tu ti senti diventare pappamolla, basta che dici questo ritornello qua. E se il lupo ti fa bu, e se incontri Belzebù con i diavoli laggiù, se il drago al naso blu si arriva a Barbatù con i baffi tutti in giù, tu chiudi gli occhi e canta la la la, tu chiudi gli occhi e conta fila cento e la paura non c'è. Pronti con le mani? A mezzanotte i mostri rubano le stelle per sgranocchiarle come tante caramelle. Se tu vuoi vendere più cara la tua pelle, basta che dici questo ritornello qua. Se il lupo ti fa bu, se incontri Belzebù coi diavoli laggiù, se il drago
la barba blu, con i baffi tutti in giù. Tu chiudi gli occhi e canta, la la la. Tu chiudi gli occhi e conta, di l'accento. La paura non c'è di sé. Il lupo ti fa bu, se incontri Belzebù, con gli avoli laggiù. Se il drago al naso blu, se arriva barba blu, con i baffi tutti in giù. Tu chiudi gli occhi e canta, la la la. Tu chiudi gli occhi e conta, il l'accento. La paura non c'è più. La paura non c'è più. La paura non c'è più. La paura è non c'è più. Bravi! Visto? Un bel applauso. Sono sempre più preoccupato, ma non importa. Allora, quindi se avete paura... Oh, ho visto un piedino che andava dove non doveva. Allora, se avete paura dovete cantare questa canzone qua. Chi si ricorda il ritornello? Lei se la ricorda. Allora, pronti? Pronti? Cantichiamola un attimo. Sì. Vabbè, non importa. Allora, attenzione, adesso, siccome io tra poco devo andare di là, fare una cosa, tornare di qua, perché firmiamo gli autografi, facciamo le fotografie, con calma! Con calma! Con calma, ci si mette poi tutti qua in fila, si fa tu, eh? In fretta, in fretta! E allora? Cioè, devo andare! Devi andare? No, tutti! Tutti dobbiamo andare? Allora, facciamo una cosa prima. Con calma, ci si alza in piedi, tutti in piedi qua. Scusa un altro, come ti chiami? Andrea, tu sei nel punto più pericoloso perché c'è questo microfono qua. No, solo Andrea deve stare vicino, eh. Adesso io vi faccio fare una cosa, tu Andrea la devi fare facendo attenzione a non toccare questo. Pronti? Allora, tutti in piedi. No, vicino al palco, tutti in piedi lì, indietro, indietro, indietro. Allora, attenzione, cosa facciamo? Siccome vi vedo tutti belli in forma, facciamo un po' di pignastica. Ginnastica dalle vostre parti. Da noi si chiama? Pignastica. Non ho sentito, si chiama? Pignastica! Esatto, allora per fare pignastica si fa così, dovete fare... Dovete fare quello che faccio io. Allora, attenzione. Prima pronti con le braccia, eh? Tutti le braccia giù così. Ah, rilassatevi. Ah, 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 braccia! Oh, mi raccomando. Separatevi un pochettino perché vi date delle manate in faccia adesso. Pronti? Ah, rilassati. Ah, mani e braccia su, fermi così, tutti su, tutti su, tutti con le mani su. Buongiorno. Vediamo un po'. Buongiorno. Braccia giù, pronti, su, giù, su, giù. Braccia! E che c'è? Braccia! Braccia! Giù! Braccia! Giù! Braccia! Su! 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 Su, 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 uno su, uno giù, uno su, uno giù, uno, tutti e due su. Farfallina. Come, esatto, farfallina. Farfallina che si vergogna. Esatto. Braccia, giù. Ciao, seduti. Sits. Oh. Allora. Adesso attenzione. Vi saluto con... Sì, aspetta.
Vi saluto un attimo con una canzone. Vado di là, torno di qua. Calma, calma. Pronti? Sì, quello che esce in televisione. C'è questa ragazza, allora, no, è una canzone che dovete sapere tutti. Guarda, scusa, lascialo perché poi ti prendi la scossa, diventi verde con i capelli. Allora, questa la dovete imparare tutti, attenzione, perché è così che ci si saluta, va bene? Silenzio. Pronti? Ci siamo? Io ho una colonna che mi dà tranquillità perché so che la sa. E quindi, allora. Siamo pronti? Shh. No! Vai! Tutti su con le manine. Vecchi amici partono come stormi ed uccelli lontani nell'azzurro della sera. Mani mie salutano tutti quei giorni belli di giochi, avventure e fiaba vera. Poi la nostalgia con loro vola via e presto si consola, sai perché. Pronti con le mani? Ehi! Di fiaba in fiaba vanno e non mi seguire giro. Ai bambini lo sanno che la fiaba non ha fine. E se da questa partono l'altra arriveranno, perché di chiava in chiava tutti vanno. Se nuovi amici arrivano saranno i benvenuti, li aspetteremo tutti qui seduti. Siediti insieme a noi, staremo a guardare per vedere che cosa sanno fare. Chiava vanno milioni streghe regine, ma i bambini lo sanno che la chiava non ha fine. E se da questa partono da un'altra arriveranno, perché di chiava in chiava tutti vanno. Sì, di chiava in chiava vanno milioni streghe regine, ma i bambini lo sanno che la chiava non ha fine. E se da questa partono da un'altra arriveranno, perché di chiave in chiave tutti vanno. Sì! Ciao! Ciao! Non ci cap- no, 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 allora, un attimo, Io faccio ciao e voi fate? No. Ciao, allora, attenzione, silenzio, un attimo. Allora, i bambini, è chiaro, i ragazzi, se tu hai un ragazzo, state zitti, cosa fa? Sta zitto. No? Quelli che parlano chi sono? I? Bambini. Sono sempre i grandi, perché i grandi, cioè, a me mica ha detto di star zitto, ha detto ragazzi, quindi allora, attenzione, io faccio ciao, ciao. Voi? Ciao. 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 Un attimo solo, scusa, un secondo, non l'ho mai fatto, mi dai. È vero! Sì! Scusate un attimo, no, state tutti seduti. Non l'ho mai fatto. Ma siete troppo belli. Allora, al mio tre, tutti salutate, eh? Ma, no, guarda, ma faccio di più. Allora, pronti? Pronti? Salutate! Siete stati magnifici. Io adesso vado di là un attimo, poi torno. Sì, allora non c'è il lupo Lucio, sta andando via, ci vediamo fra tre minuti. Allora io vado di là, dovete contare fino a 100 tutti insieme. Pronti? A 50. Pronti? 1 2 3 4 5 6
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 51. C'era il signore, un momento lo buttavo giù. Allora, attenzione, seduti, tutti seduti per bene, seduti, seduti. Chiedo scusa. Dia buon esempio. Allora, seduti, mi serve la... Forse di qua, devo passare di qua. Un attimo, scusate che devo prendere una persona importante. Grazie, contate fino a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ecco, allora, tutti a sé, grazie, lo so. Questo vuol dire che i lupi sanno contare. Grazie. Allora, dobbiamo chiamare una persona importante. La professoressa Maggio, siamo pronti? No! Al volo, silenzio! Dov'è la professoressa Maggio? Dov'è? È qua dietro! È dietro! È dietro! Ah, eccola qua, prego! È la dirigente! È la dirigente, è un applauso! L'hanno mandata apposta perché è magra. E sanno che io le persone magre non le mangio e quindi prego, no, vabbè. Allora, innanzitutto la ringrazio per... Grazie a Lupo Lucio, no, è troppo gentile. Grazie a voi, grazie a tutti i ragazzi. Adesso io giro lo... Ah no, faccio una cosa. Un attimo. Vediamo se mi riesce questa volta. Oggi... Oggi va così. Oggi va così, un attimo. Resistete, no, resistete tutti dietro, fate così perché ci facciamo una fotografia. Momento, ci siete? Fatto, grazie, grazie a lei. Allora, no, sì, certamente, certamente. Allora, adesso fate tutti un passo indietro. Chiamerei qua la guardia del